Nella Valle del Panaro il 1969 si apre con la vertenza al cementificio Segni. C'è bisogno di trovare un accordo, e lo dice anche il sindaco di Savignano, che è preoccupato per l'avvenire dei lavoratori ed esorta l'azienda ad andare incontro alle loro esigenze. È un anno molto caldo il 1969, perché viene dopo la contestazione giovanile del 68 e perché gli operai hanno colto lo stimolo a lottare per i propri diritti. Nell'estate esplode la vertenza alla Fiat Trattori. È un momento decisivo per l'organizzazione sindacale di tutta la provincia, perché la Camera Confederale del Lavoro spera che tutte le Camere del Lavoro territoriali la interpretino come la vertenza di tutti i lavoratori modenesi. Alla Fiat si chiede di avere più trasparenza nei passaggi tra le qualifiche, di avere aumenti salariali e di ottenere spazi per i delegati di fabbrica. La proprietà non ammette invece la presenza del sindacato e quindi si arriva a una situazione di muro contro muro. Le organizzazioni sindacali vogliono che partecipino anche le aziende dell'indotto e anche tutti i lavoratori della provincia, in una solidarietà che serva per innescare nuove lotte. È un momento decisivo perché non solo a Modena ma in tutto il paese si pongono le basi per quello che la pubblicistica ha definito autunno caldo, una stagione di grandi scioperi. Ci sono questioni strutturali alla base, riforme che non sono arrivate come quella della casa e problemi economici di lungo periodo come l'inflazione che sta erodendo il potere d'acquisto dei lavoratori. Così nel novembre del 1969 si decide per uno sciopero generale che avviene il 19 e a Milano negli scontri tra i lavoratori e la polizia muore un agente. È l'inizio di uno dei periodi più complessi della storia italiana, perché c'è bisogno di calmare una tensione che la destra sfrutta per generare una strategia, appunto la strategia della tensione. Il 12 dicembre a Milano esplode una bomba nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Piazza Fontana. Si parla subito di un attentato di matrice anarchica, ma è chiaro che la pista non sta tanto in piedi e quindi i sindacati si mobilitano per difendere i lavoratori e per cercare di fare chiarezza su alcune zone d'ombra che sembrano immediatamente molto pericolose. Le tre segreterie confederali, appresa la tragica notizia dell'attentato di Milano, si sono riunite ed hanno espresso il loro orrore per la nefanda strage. Le confederazioni esprimono la profonda solidarietà dei lavoratori italiani con le famiglie delle vittime e l'augurio perché i numerosi feriti possano rapidamente ristabilirsi. Le confederazioni chiedono che sia fatta al più presto luce completa sull'orrendo evento e sia resa piena giustizia. Ma le confederazioni denunciano il carattere di attacco alla democrazia ed alle libere istituzioni di questo infame attentato, che non può che essere ispirato da nemici implacabili dei lavoratori, con lo scopo di avviare su binari terroristici una situazione segnata da un civile scontro sociale già aperto a sbocchi conclusivi e democratici. La situazione impegna quindi tutti i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali alla vigilanza per la difesa delle libertà democratiche. Firmato CGIL CISL UIL. CGIL CISL UIL proseguono la mobilitazione anche nel mese di dicembre. I metalmeccanici in particolare conquistano le 40 ore di lavoro settimanali, 3 settimane di ferie pagate e un aumento delle retribuzioni a parità di orario di lavoro. Il
20 maggio 1970 entra in vigore lo Statuto dei Lavoratori, fortemente voluto dal socialista Giacomo Brodolini e portato a termine dopo la sua scomparsa dal compagno di partito Gino Giugni e dal ministro del Lavoro Carlo Donat-Cattin. È una legge fondamentale perché riconosce la dignità del lavoratore assicurandogli la libertà di parola e maggiori garanzie in caso di controlli medici da parte dell'azienda, che non ha più un pieno arbitrio sulla disciplina di fabbrica. Ci sono poi le garanzie dell'articolo 18, che impedisce i licenziamenti senza giusta causa né giustificato motivo, e il titolo secondo e terzo, che regolamentano in maniera molto più aperta l'attività sindacale. Per la prima volta, si dice, la Costituzione entra del tutto in fabbrica, perché all'interno degli stabilimenti si devono prevedere spazi per l'attività sindacale, delegati e rappresentanti possono prendere permessi sindacali e convocare assemblee alle quali i lavoratori possono partecipare nell'orario di impiego. Ci sono poi maggiori controlli sui contributi previdenziali e la rappresentanza sindacale di azienda viene riconosciuta in maniera piena. Lo Statuto dei Lavoratori è un passaggio molto significativo per la conquista dei diritti sul lavoro, ma non risolve tutti i problemi, perché ad esempio si applica soltanto alle aziende con più di 15 dipendenti, e negli anni successivi diverse grandi industrie riarticolano la produzione decentrandola e affidandola ad aziende che non sono sottoposte a queste misure. Ci saranno anche altri problemi, come la crisi economica che a partire dal 1973 si abbatterà sull'Occidente. Si apriranno anni di maggiore precarietà e di grandi difficoltà per i sindacati e per i lavoratori, però anni in cui il benessere rimarrà molto diffuso in Occidente. Oggi i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori arrivano in un periodo di cambiamenti radicali, in cui le tensioni sociali già esistenti rischiano di inasprirsi. È importante capire come sono nati i diritti dello Statuto e quelli garantiti dalla Costituzione, perché le tappe che hanno portato alla loro conquista ci possono ispirare nelle lotte per i nuovi diritti di cui oggi abbiamo sempre più bisogno. Ed è importante vedere che le persone che li hanno ottenuti lo hanno fatto con uno spirito di unità, perché l'unione e la lotta per un obiettivo comune possono sempre dare buoni risultati.